Bene, riprendiamo la telecronaca. Terzo turno del torneo Guerin Subbuteo di Subbuteo tradizionale a Reggio Emilia. Torneo individuale, terzo turno di gioco, si stanno affrontando Alessandro Subbazzoli e Cesare Santanicchia. Becca al volo di Santanicchia, quindi Subbazzoli riparte con la sua manovra offensiva. C'è il cambio palla, poiché Subbazzoli non colpisce il pallone, quindi palla nella disponibilità di Cesare Santanicchia. Partita di alto spessore, si stanno affrontando due giocatori molto molto forti. Ricordiamo Santanicchia, è risultato vincitore di parecchi tornei durante l'anno. Subbazzoli rinforza la Salernitana, mentre Subbazzoli rinforza il Sombrero Salminiato, giocatore di assoluto rilievo, lo ricordiamo, nelle file della squadra di Pisa. Da qualche anno adesso è passato in forza al Sombrero Salminiato. C'è il back e la palla da parte di torna nuovamente nella disponibilità. Vediamo Subbazzoli che cosa chiede. Chiede il back al volo. Non una partenza eccezionale da parte di Santanicchia, che ha commesso delle ingenuità difensive, concedendo adesso un tiro molto facile a Subbazzoli, che segna il gol dell'1-0. Quindi Subbazzoli passa in vantaggio contro Cesare. Nuovamente la palla viene rimessa in centro campo e Cesare Santanicchia manovra, vediamo, vuole subito e pareggia immediatamente. Bellissimo gol di Cesare Santanicchia, quindi il punteggio passa sull'1-1. Gol Subbazzoli o gol Santanicchia? Botta e risposta da parte di Subbazzoli e Santanicchia. Il risultato in questo momento è sull'1-1. Due bellissimi gol, uno frutto di un'ingenuità, devo dire, in difesa da parte di Santanicchia. Con un becco al volo ha consentito a Subbazzoli di passare in vantaggio. Nuovamente palla al centro e risultato messo subito in parità da parte del giocatore umbro in forza alla Salernitana. Il gioco adesso vede Santanicchia manovrare sulla fascia destra, si crea una nuova possibilità di tiro, vediamo come opporrà la difesa con il portiere Subbazzoli. Grande parata di Subbazzoli su tiro di Santanicchia. Nuovamente Santanicchia impegnato e c'è nuovamente il gol. Grande entrata e tiro di Santanicchia. Entrata centrale e tiro che si infila sul lato sinistro della porta, difesa da Subbazzoli. Quindi il punteggio nuovamente cambiato, una partita veramente molto, molto bella. Vede in questo momento, quando mancano 7 minuti, siamo a metà del primo tempo, Santanicchia in vantaggio 2-1 su Subbazzoli. Ora Subbazzoli prova un nuovo ingresso. È grandissima difesa di Santanicchia.
girello non riuscito da parte del giocatore di Reggio Emilia in forza al sombrero Samminiato. Santanicchia può nuovamente operare un disimpegno, esce fuori dalla sua linea area di difesa, becca il volo di Subazzoli che viene preso dallo stesso Santanicchia, il quale rimette in gioco il pallone. Non ci sarà mossa difensiva di Subazzoli. Santanicchia ha praticamente un grosso spazio per attaccare. Subazzoli sta ricostruendo la sua linea di difesa, per adesso composta da solo 5 miniature, contro le due offensive di Santanicchia, che sta manovrando sulla fascia sinistra della sua area di attacco. Vediamo, sta provando a becca al volo, chiede il becca al volo, quindi si ripeterà con il tiro. Vediamo se ripeterà la stessa, così ci sembra. C'è il cambio palla, ottima difesa di Subazzoli. Vediamo che questa azione adesso si sposta diagonalmente sulla tre quarti nella fascia di sinistra per chi attacca, nella fattispecie il giocatore del sombrero Samminiato. Un'ottima manovra avvolgente, adesso si trova quasi a ridosso della linea di difesa, della linea di tiro del giocatore umbro, il quale però sta offrendo una difesa molto molto arcigna. Grande ingresso, non colpisce la palla, subito azione di rimessa di Santanicchia, il quale prova, vediamo un attimo, chiede probabilmente il vantaggio Santanicchia, no, prende il back al volo. Non colpisce il pallone. Santanicchia nuovamente, adesso vediamo, c'è uno sbilanciamento delle forze in campo, moltissime miniature a ridosso della linea di difesa di Santanicchia, ovviamente per effetto dei tentativi di Subazzoli di riportare il risultato in parità. Rilancio che termina sulla fascia, grande aggancio di Subazzoli sulla fascia destra, siamo in prossimità della linea del fallo laterale. Nuovamente Subazzoli in fase di manovra, toglie un'altra miniatura dalla sua linea di difesa per portarsi in fase offensiva. Ci sono delle ottime azioni di difesa, vediamo che però Subazzoli riesce a recuperare il possesso del pallone con un'abile mossa difensiva, utilizza il portierino, mossa difensiva di Santanicchia con back, quindi si riparte con il possesso di Subazzoli. Molto bravo nel possesso di palla, dobbiamo dire. Vediamo Subazzoli, azione molto bella e calcio d'angolo, tiro e parata, un'azione veramente molto bella, è riuscita a entrare in area di tiro, agganciare e operare un tiro, ma il giocatore perugino, forza la Salernitana, ha parato il tiro di Subazzoli. Mosse difensive quasi completate da parte di Cesare Santanicchia, siamo pronti a partire con il calcio d'angolo, c'è l'automatic da parte di Subazzoli, nuovamente una mossa purtroppo non andata a buon fine, possesso palla che torna al giocatore della Salernitana, il quale
prova adesso a manovrare, tornando indietro per disimpegnarsi a fronte dell'azione di attacco. Riesce a uscire molto bene dalla sua area di difesa e a impostare una manovra assolutamente con gran potenziale. Torna verso la linea centrale e si porta in possibilità di tiro. Vediamo, ci sembra che abbia tirato fuori, così è, rimessa dal fondo, quando manca un minuto, quasi un minuto alla fine del primo tempo, il risultato è a fermo sul punteggio di 2-1 per Cesare Santanicchia della Salernitana. Pronti a partire con la rimessa dal fondo, Subazzoli batte col portierino, mossa di Santanicchia. È una partita molto molto bella, dobbiamo dire, partita con 3 gol in pochi minuti. Adesso ci sembra che siamo in una fase più di controllo da parte del giocatore della Salernitana. Subazzoli sta cercando in ogni modo di provare a vediamo un girello, gran girello di Subazzoli. Adesso c'è la possibilità di un tiro, nuovamente parata di Santanicchia. Finisce il primo tempo, siamo sul punteggio di 2-1, ci sentiamo tra un po' per la cronaca del secondo tempo di questa bella partita tra Alessandro Subazzoli del Sombrero San Miniato e Cesare Santanicchia della Salernitana. Grazie, a tra poco.
Bene, riprendiamo la nostra telecronaca. Grande, grandissimo ingresso di Cesare Santanicchia con tiro parato. Grandissimo gol di Santanicchia dall'angolo destro che infila all'angolo opposto su Bazzoli. Conteggio quindi passa, cambia con il punteggio di 3-1. Grande botta e risposta tra i due giocatori, c'è stato dopo una bellissima azione il gol di Santanicchia e subito ha risposto su Bazzoli portandosi sul 3-2. Vediamo adesso Santanicchia che sta provando a attaccare sulla tre quarti, bell'ingresso in fascia destra, dovrebbe essere il cambio palla, vediamo se è così, vediamo cosa decide l'arbitro. Quindi 3-1, 3-2 scusate, Santanicchia nuovamente in fase di attacco. Vediamo adesso, dovrebbe esserci un back al volo. Nuova opportunità per un nuovo tiro da parte di Santanicchia che
para su Bazzoli. Grande azione. C'è un nuovo back al volo. Una nuova opportunità di tiro da parte di Santalicchia, nuova parata di Subazzoli. Calcio d'angolo. Sta per terminare le sue mosse offensive Santanicchia e iniziano quelle difensive di Subazzoli, che commette un back, gli rimane una mossa difensiva, quindi dopodiché Cesare Santanicchia si approssimerà a battere questo calcio d'angolo. Diciamo che ha delle possibilità di tiro, deve fare l'automatic, così è. Quindi Santanicchia ha la possibilità di tirare e segnare nuovamente. Quindi Santanicchia passa a condurre. Calcio d'angolo battuto. Ottima finalizzazione del calcio d'angolo da parte di Santanicchia, che passa in vantaggio 4-2. Siamo quindi sul punteggio di 4-2 quando mancano 3 minuti e 10 secondi. Santanicchia prova un aggancio. Palla nuovamente in possesso di Santanicchia. Non riesce la carambola a Subazzoli. Giocatore molto tecnico il perugino. C'è il back di ci sembra Santanicchia abbia chiesto il vantaggio. Vediamo nuovamente il possesso di palla in favore di Santanicchia, il quale tenta un'ulteriore prova il tiro, ma la palla termina sul fondo. Vengono riposizionate le miniature.
si ripartirà con una rimessa dal fondo quando il punteggio a 1 minuto e 30 dalla fine della partita vede Cesare Santanicchia in vantaggio per 4-2 contro palla in favore del giocatore di Reggio Emilia, non riesce ad agganciare il pallone. Prova l'ingresso, la palla si sposta, il pallone adesso, c'è un becco al volo. Santanicchia adesso prova ad entrare nuovamente in area di tiro, il pallone non vediamo se è tirabile, non era tirabile, lo è adesso, ma c'è un becco al volo, quindi si ripartirà con un tiro, nuovo tiro in favore di Cesare Santanicchia. Vediamo, è pronto al tiro, Subazzoli è pronto per la parata, dà il via l'arbitro e c'è la parata di finisce la partita con il risultato di 4-2 per Cesare Santanicchia, una gran bella partita ricca di gol e anche di emozioni. Dobbiamo dire che Santanicchia è stato assolutamente più cinico e ha finalizzato le maggiori occasioni che gli si sono prospettate. Però dobbiamo dire che anche Subazzoli ha fatto un'ottima partita, rispondendo punto a punto fino abbondantemente a metà della seconda frazione di gioco. Comunque il risultato finale ha visto Santanicchia prevalere su Subazzoli per 4-2. A tra poco, noi ci risentiamo tra un po' per la telecronaca di un altro incontro. Grazie, a tra poco.